minuti. Prego. Grazie Presidente. Innanzitutto ribadisco una cosa che è già stata detta da tanti altri miei colleghi rispetto alla collaborazione. Il nostro modo di collaborare è stato dimostrato da tutta la fase emendativa, dalla quantità di emendamenti che abbiamo proposto ai vari provvedimenti. Lì ci sono le nostre idee, lì ci sono le nostre soluzioni per il Paese nei vari settori. Quindi la collaborazione da parte nostra c'è. Non possiamo dire che questa stessa collaborazione sia data dal Governo, in particolare dal Presidente del Consiglio Conte, punto. Quindi sempre, e non c'entra gli egoismi, c'entra solamente la volontà di accettare dei consigli da chi forse rappresenta anche una forza politica con una presenza notevole a livello di enti locali, perché il nostro gruppo, sia al Senato che alla Camera, ha tra le proprie fila molti amministratori locali, quindi persone che tutte le settimane si confrontano con le varie categorie di cittadini, chi produce, chi soffre, chi fa commercio, le famiglie, chi costruisce, eccetera, eccetera, eccetera. Ma detto questo, volevo solo trattare due punti. Innanzitutto, con piacere, vedo che anche dalla maggioranza ci sono sottolineature su alcuni argomenti fondamentali. Parliamo del Green New Deal, allora certamente dobbiamo fare grandi cose, non sta bene neanche a me, come ha detto il senatore Paragone, che però un sacco di soldi, di incentivi siano finiti ad altri stati, alla Cina per i banchi, per esempio. Non tutti sanno che forse la maggior parte dei banchi sono prodotti o in Cina o negli Stati Uniti, quelli della Cina hanno un livello di qualità inferiore, quelli fatti con gli stampi negli Stati Uniti sono di qualità superiore, ma non sono fatti in Italia. I monopattini elettrici non sono fatti in Italia, i pannelli solari, i fotovoltaici non sono fatti in Italia. Allora o ci mettiamo e diciamo impiantiamo degli stabilimenti che facciano queste produzioni, se no continueremo a aiutare gli altri. Non mi sembra una cosa intelligente, non mi sembra qualcosa che rilanci il nostro paese. Ma torniamo alla scuola, voi sapete che ho una passione per questo. Anche qui la scuola, sottolineate tutte le grandi carenze rispetto al resto dell'Europa, del nostro paese nel settore, dobbiamo pensare, no? L'Europa ci dice, la Commissione europea ci ha detto dovete agire nel breve termine per arginare l'emergenza, ma poi dovete programmare nel medio lungo per il rilancio. E ancora una volta nella scuola dobbiamo decidere che non è ammissibile avere quell'abbandono scolastico, che bisogna investire, che bisogna mettere professori, insegnanti, ma soprattutto nella fascia più sofferente, che è la secondaria di primo grado. Perché noi parliamo e diamo questi banchi con le rotelle spaziali, tutte queste cose, non dimenticando, perché poi questa è la quotidianità, che in queste scuole moltissimi dai bagni, ai banchi, ai caloriferi, vengono vandalizzati regolarmente. E allora forse c'è da fare tanto, no? Perché le cose, il mio banco di scuola è mio temporaneamente, è della collettività, quindi ci vuole una maggiore educazione, ci vuole rispetto e bisogna far capire a questi ragazzi e anche alle loro famiglie molto spesso che sono parte di un sistema e che tutti dobbiamo fare la nostra parte. Io penso, Presidente, molte cose avrei voluto dire, ma finisco con questa immagine che mi sembra corrisponda molto alla realtà. Insomma, con questo scostamento noi aumentiamo l'indebitamento del nostro Paese. E allora nel tempo, se prima viaggiavamo su una larga autostrada, questo calibro si è sempre di più ridotto. E poi la crisi, insomma, e poi siamo andati su una provinciale e poi con questi ulteriori 25 miliardi di scostamento ci stiamo inerpicando col nostro mezzo su una strada di montagna piena di tornanti, una strada tortuosa.
Ma la cosa che dobbiamo tenere tutti ben presente è che da un lato c'è sempre il precipizio, quindi noi non solo saremo vincolati, ma se sprecheremo questi soldi per mancanza di coordinamento, di lungimiranza, di visione, là ci sarà il precipizio e noi cerchiamo in tutti i modi di evitare questa tragedia. Ma lo dovete fare voi con chiarezza, facendo un equilibrio tra il dare assistenza e sostenere le fasce più deboli con il dare sostegno per il rilancio a chi il lavoro lo produce, a chi ha idea di come debba diventare l'Italia un paese moderno. Svegliatevi, cioè concentratevi su questo, è la possibilità più grande che ci sia mai stata nella storia di tutti questi anni. Una quantità di denaro davvero, davvero importante. Se non verrà utilizzata al meglio, sarà il fallimento del nostro paese. E non mi interessa dire la colpa è vostra, mi interessa che questo paese non fallisca. Si merita di sopravvivere e di ritornare ad essere un grande paese. Grazie senatrice Rivolta. È iscritto a parlare il senatore Steger per 10 minuti. Prego senatore. Ringrazio Presidente. Lo scostamento